Cari amici, bentrovati. E così alla conclusione del nostro lungo percorso pasquale, che domenica scorsa ha incrociato il mistero della Santissima Trinità, celebriamo oggi questa curiosa e straordinaria festa del Corpus Domini, cioè mettiamo al centro delle nostre Eucaristie l'Eucaristia stessa. Certo fa un po' strano il fatto di celebrare una domenica in cui facciamo memoria di ciò che stiamo facendo, un po' come è stato strano domenica scorsa passare il tempo a riflettere su quello che è il mistero di Dio. Però probabilmente la Chiesa si rende conto che il grosso rischio che tutti noi viviamo è quello di lasciarci prendere dal demone dell'abitudine, così rifare queste messe un po' all'infinito, dimenticandoci qual è l'orizzonte. Va bene allora questa festa che ci richiama all'essenziale, che ci richiama quello che è lo straordinario dono dell'Eucarestia. Sono due i momenti liturgici forti durante l'anno in cui al centro della preghiera è l'Eucarestia stessa. Il Giovedì Santo alla sera, la cena in Corpus Domini, e poi oggi la festa, la solennità del Corpus Domini. Perché questo? Perché vogliamo uscire un po', se volete, dall'abitudine che ci obbliga, che ci costringe a volte in una serie di cosificazione della messa. Pensate al modo di dire: vado a prendere messa, oppure a quale messa pensi di andare, hai già preso messa. Per andare all'essenziale, cioè ricordarci quello che è veramente il mistero di questo Dio che si dona per amore. E così abbiamo una specie di traccia nella liturgia di oggi, sia nella prima lettura che nella lettera di Paolo, che poi soprattutto nella moltiplicazione dei pane e dei pesci. La prima lettura è una lettura un po' misteriosa, una lettura che affonda le sue radici nel Primo Testamento e ha come punto di riferimento Abramo. Abramo è il grande cercatore di Dio, Abramo è colui che si mette alla ricerca di Dio e alla fine lo trova, segue il suo dentro. Abramo, ci dice la tradizione, non è giovane, lavora col padre che è un fabbricatore di idoli, a un certo punto sente questa voce interiore che lo richiama ad andare. La traduzione esatta di Lech Lecha è vai a te stesso, oppure vai, ti conviene. E così quest'uomo che pensa di avere tutto, pensa di conoscere tutto, si mette in strada a cercare il Dio che allora scopre ancora di non conoscere. In questo percorso misterioso in cui abbandona la sua terra, le sue convinzioni, questo percorso che, se volete, è un po' l'immagine, la metafora di quello che è il percorso di ciascuno di noi, alla fine Abramo arriva finalmente a incontrare Dio, il Dio della promessa che gli darà una speranza per il futuro con la nascita di suo figlio Isacco. Ma, e questo è un momento un po' particolare, vi racconto un po' di pettegolezzo, c'è un po' di fatica col nipote Lot per evitare tensioni in famiglia. Abramo dice: scegli tu la parte di terra migliore, poi Lot viene rapito dagli abitanti del posto, allora Abramo muove guerra, insomma, come sempre accade nella Bibbia e nella vita, pensate cosa è successo in questa settimana di nuovo in Israele, c'è un momento di tensione, di fatica, di lotta. Ma la cosa interessante è che alla fine di questo c'è questo personaggio misterioso, questo re di Melchisedec, che offre per Abramo pane e vino. È una figura stranissima, ma già la lettera agli Ebrei, riflettendo su questo, re di Salem, cioè re della pace, e i padri hanno voluto individuare, sia la lettera degli Ebrei che i padri, in questa figura di colui che offre il pane ad Abramo, colui che fa un sacrificio, potremmo dire, forzando un po' la mano, sacerdotale, la prefigurazione di Cristo. Come dire, Gesù è il da sempre e il per sempre donato. Allora ecco la seconda catena straordinaria. Paolo, tenete presente che quando Paolo scrive sono passati 20 anni dall'ultima cena e Paolo è preoccupato, lui non c'era, dice: ma guardate che io vi dico, cari discepoli, quello che anch'io ho ricevuto, e racconta l'istituzione dell'ultima cena. Come se, e in effetti è così, a Paolo stesse molto a cuore conservare questo gesto. Perché? Perché questo gesto è il gesto in cui Gesù, alla vigilia della sua passione, iniziando la sua passione, entrando la sua passione, cerca un modo per stare per sempre insieme ai discepoli. Il contesto in cui Gesù fa quella cena, che è una cena
tipicamente pasquale nel senso ebraico del termine, in cui si celebra il passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla libertà, ma Gesù sta parlando di qualcosa di più grande. Gesù chiede ai suoi discepoli: fate questo in memoria di me, come dire, rifate questo gesto se volete che io sia presente. Così come gli ebrei, celebrando la Pasqua, riescono dalla schiavitù, escono di nuovo, se ne vanno e si chiedono qual è la schiavitù da cui liberarmi, così Gesù sta dicendo: se volete che io ci sia, rifate questo gesto. E guardate, è molto bello che nelle configurazioni storiche dell'Eucarestia, in cui però tutto sommato si è mantenuta l'ossatura che troviamo già nelle primitive comunità, l'ascolto della parola, la testimonianza degli apostoli e poi la cena e la comunione a questo pane che diventa pane di vita, in questo gesto c'è sempre questa connotazione dell'obbedienza. Fate questo in memoria di me, noi andiamo perché siamo obbedienti, ma non nel senso becero adolescenziale del termine, ma obbaudire, ascoltare da diritti, da adulti. Sì, Signore, noi crediamo che nonostante la povertà e la fragilità della nostra Eucaristia, Tu ti rendi presente. Ecco allora che oggi è l'occasione per tornare alle radici. Ci sono, grazie al cielo, io girando l'Italia ho la fortuna e la gioia di incontrare spesso delle comunità vive, vivaci, dinamiche, in cui si ha veramente la percezione di celebrare un mistero, in cui mentre celebri il Signore hai la percezione che sia esattamente lì. Delle Eucaristie che sono una via di mezzo fra la faciloneria e l'approssimazione a cui a volte, ahimè, siamo abituati. Ci sono delle Eucaristie veramente sciatte, a delle Eucaristie invece in cui magari il prete fa un po' il one man show. È una via di mezzo quella che Gesù indica, il momento in cui cioè il sacerdote scompare dietro al mistero e tutta l'Eucaristia va verso il riconoscimento del Maestro e Signore nell'assemblea riunita, nella parola ascoltata, nel pane spezzato, nella missione per andare ad annunciare il suo messaggio d'amore. Le nostre comunità cominciano adesso in Italia a essere un po' in crisi perché un po' i preti mancano, un po' le comunità invecchiano. A me succede di andare a messa e di uscirne fuori non troppo edificato, ma non perché la messa debba edificare, ma certo quando uno partecipa all'Eucaristia, in cui la stragrande maggioranza delle persone sono persone anziane, in cui non c'è molta vivacità, non c'è un canto, cioè non hai la percezione di celebrare il risorto. Io penso che, come fanno notare anche illustri teologi pastoralisti, la messa, l'Eucaristia domenicale è ancora l'unico punto d'incontro che un po' ci connota e ci identifica come cristiani. Fra preti di solito quando ci si incontra, quanti abitanti hai, quante parrocchie hai e poi quanta gente va a messa. Ma non è il problema quanta gente va a messa, ma quanta gente, prete compreso, esce dalla messa convertita. Allora approfittiamo in questa giornata e concludo davvero per rimettere l'Eucaristia al centro. Che sia un momento in questo anno sacerdotale in cui Cristo sacerdote si dona, in questo momento difficilissimo per la Chiesa, in cui noi crediamo che la sua presenza, e non è il pane che misteriosamente si trasforma in Cristo, è Cristo che si fa pane, è Lui che si dona, perché tutta la sua vita è dono e comunicando a questo pane anche la nostra vita diventa dono. Bene allora amici, buona festa del Corpus Domini, che sia davvero il cuore pulsante della nostra fede. Alle nostre messe manca un po' di animazione, un po' di vivacità, magari anche un'omelia un po' decente, ma quello che manca è soprattutto la fede.